Buongiorno, buonasera a tutti i nostri ascoltatori, perché essendo un podcast ognuno ci può ascoltare quando vuole. E questa sera abbiamo una persona che ha fatto un articolo sul suo sito veramente interessante, si chiama Ermanno. Ciao Ermanno. Buonasera a te e a tutti i telespettatori o radiospettatori. Radioascoltatore, Ermanno Cavallini. Bene, tu di che cosa ti occupi? Ma io ho fatto vari lavori. Da gennaio sono operatore notturno in un centro di accoglienza per minori non accompagnati, stranieri. Però ho un passato molto vario, diciamo. Ok, però c'hai anche un'associazione. Sì, ho un'associazione che si chiama Nuovo Orientamento Culturale, che si occupa sostanzialmente di assistere quella fascia di classe media che si sta impoverendo, non solo in Italia, sia in una maturazione culturale, ma anche fisicamente con i bisogni primari. Noi distribuiamo la frutta che normalmente verrebbe distrutta dalla comunità europea alle famiglie in difficoltà economica. In questo momento distribuiamo circa 150 casse di frutta ogni 15 giorni, gratuitamente. Abbiamo una rete di una ventina di volontari circa con cui distribuiamo queste frutte. Questa è la parte, diciamo, di volontariato concreta. Poi c'è la parte egualmente importante invece di crescita culturale. Cioè, ci siamo resi conto che una fetta di classe media si ritrova impoverita e non ha capito bene perché, è stordita e quindi da nuovi poveri verso i nuovi poveri cerchiamo di riflettere insieme e di proporre anche delle soluzioni, perché no? Certo, perché questo proprio far crescere le persone culturalmente, secondo me e secondo tanti, è una strategia veramente vincente, perché per fare le cose bisogna sapere, e per poter votare o per poter decidere, anche per poter vedere i problemi bisogna conoscere, bisogna avere conoscenza. Quindi elevando le persone, aiutandole, ovviamente stiamo aiutando tutta l'Italia. Io sul tuo sito avevo visto una recensione di una di una serie televisiva che ha avuto molto molto successo, ed è per questo che ti avevo chiamato. Quindi volevo che ci spiegassi appunto di questa serie e di che cosa si tratta. Certamente, allora, la serie è La Casa di Carta, il nome originale spagnolo, che è la nazione in cui è stata prodotta, è La Casa de Papel. È molto interessante perché, al di là del pregio della regia, degli attori e delle dinamiche proposte, praticamente propone quella che all'inizio sembra una rapina, la rapina del secolo, in qualcosa che via via che le puntate scorrono si scopre essere piano piano qualcosa di diverso, fino a che nella puntata finale della seconda serie veramente si lancia un vero e proprio meme, no? Il meme è una sorta di virus culturale e sostanzialmente si propone, ora lo dico in estrema sintesi, l'idea che la stessa lotta che in passato veniva fatta contro i totalitarismi di destra e di sinistra, oggi va fatta contro un nuovo tipo di totalitarismo, che è un totalitarismo che deriva da un grande potere finanziario, soprattutto legato alla grande finanza speculativa internazionale. Certo, quella che vediamo tutti i giorni funzionare, e in questi giorni anche in maniera molto particolare in Italia. Ecco, e allora raccontaci un pochettino che cosa fanno i protagonisti di questa serie. Allora, i protagonisti di questa serie sono praticamente gente comunque che è stata umiliata dalla vita, in qualche modo sono degli sconfitti, però ogni sconfitto, quindi sono appartenenti alla gente comune per molti aspetti, ognuno di loro però ha un'abilità specifica. C'è chi sa manovrare tutti gli attrezzi industriali, chi invece è un'abile falsaria e chi invece è molto impulsiva e riesce a manovrare bene tutto ciò che è armi e capacità propositiva. C'è poi un coordinatore che è la mente, anche lui però persona provata dalla vita, quindi
è un po' una banda di disgraziati, così si definiscono anche le storie, no? Che in qualche modo mette a punto quella che all'inizio sembra una rapina, poi si scopre invece non essere una rapina, perché loro non rubano niente a nessuno, loro stampano soldi da zero. Loro praticamente occupano la zecca spagnola e stampano svariati miliardi di euro da zero, nuovi. Quindi in realtà non sono rubati a qualcuno, ma sono creati da zero. Nella fase, nell'ultima puntata finale, quando la poliziotta li accusa, dice: è vero, non avete ammazzato nessuno, avete trattato bene gli ostaggi, però voi siete cattivi. E gli dice il cervello della banda, no? Dice: ma sei sicura che è così? Pensaci un attimo. La BCE ha stampato per tanti anni miliardi di denaro da zero, chiamandola iniezione di liquidità e dandola attraverso le grandi banche sostanzialmente ai più ricchi. Noi invece stampiamo denaro da zero e lo spendiamo nell'economia reale, quindi anche noi facciamo un'iniezione di liquidità, solo non verso i più ricchi, verso la gente comune. E questo è il messaggio dirompente e forte di questa serie. Caratteristica molto singolare e che sta avendo un grande successo in tutto il mondo di questa serie è l'uso della famosa canzone italiana della Resistenza, Bella Ciao, che viene proposta in una chiave totalmente diversa da quella con cui è conosciuta l'Italia. In Italia la canzone Bella Ciao è un'icona della Resistenza. In realtà la Resistenza italiana non era esclusivamente di sinistra, ma era composta da tante parti. Storicamente, negli anni della canzone Bella Ciao se n'è un po' appropriata la sinistra, in maniera non del tutto lecita, secondo me. Però questo è, culturalmente questo è successo. Ecco, in questo caso invece è successo che in Italia continua a essere così. All'estero, infatti, c'è un sacco di traduzioni e di interpreti che hanno cantato questa canzone in tutte le lingue del mondo. Bella Ciao sta diventando un po' l'icona del movimento Occupy Wall Street o di qualcosa di simile, e cioè della lotta contro il nuovo totalitarismo, che è quello della finanza speculativa internazionale. Sostanzialmente è la lotta per ottenere un'economia al servizio dell'uomo e non, come succede oggi, un uomo al servizio dell'economia. È un messaggio forte per tutta la popolazione, perché non è soltanto in italiano. Recentemente è finita in italiano su Netflix con il doppiaggio, però è un prodotto spagnolo che ha avuto molto molto successo, e quindi spagnolo, quindi vuol dire poi andare su in tutto il mondo. Infatti il testo della canzone Bella Ciao è in spagnolo, esattamente. Interessante. E quindi voglio dire, è un aiuto alle persone per far conoscere questo punto di vista, quello che sta succedendo in Europa con la BCE e con questi poteri economici forti. In Giusto? realtà in Europa principalmente, e forse la Grecia e oggi l'Italia ne è un punto chiave, perché una sorta di esperimento che, se va in una certa direzione, probabilmente apre le porte a un modus operandi che poi sarà applicato anche a altre nazioni. Ma in realtà è un po' una dinamica non più tanto nazionale, ma a mio avviso addirittura globale, perché mica solo la BCE ha fatto le iniezioni di liquidità stampando denaro da zero. La Federal Reserve in America l'ha fatto molto prima e in quantitativi ancora più massicci. Cioè, la gente non sa che oggi la massa di denaro circolante solo per il 3% è fisicamente stampata. Il 97% circa è solo flusso di cassa. Cioè, non esiste una banconota che ha quel numero di matricola stampata, perché è solo flusso di cassa. Solo il 3% è stampato. E anche di quello stampato non esiste più un sottostante vero e proprio. L'unico vero sottostante della moneta di oggi è che lo Stato, quello italiano o anche quello statunitense, lo accetta in pagamento delle tasse. È questo il sottostante. Quindi non c'è più una quantità certa di moneta circolante gestita da una banca centrale. In realtà la banca centrale ha stampato tonnellate
di denaro da zero. E questo è nulla. Ogni banconota stampata da zero attraverso un meccanismo di leva, passando attraverso vari passaggi, in realtà ha creato 10, 100, 1000 volte monete elettroniche sotto forma solo di flusso di cassa. Quindi ci troviamo nella situazione paradossale mondiale a questo punto, non più solo italiana, per cui abbiamo una massa di denaro vero o equivalente, cioè tutto ciò che può essere utilizzato per acquistare qualcos'altro, molto superiore, ma di tante volte, alla totalità di tutti i beni e servizi acquistabili. Allora a questo punto qual è il problema? Siccome c'è più massa monetaria di cose da acquistare, questa massa monetaria viene accumulata e tenuta ferma in alcuni paradisi fiscali o in alcuni conti, nel momento che la classe media si impoverisce e svende, e con questa massa monetaria di fatto viene attuato un dragaggio di valore. Quindi certo, quello che era una moneta, cioè la moneta storicamente a partire dai sesterzi romani o prima ancora, ha due funzioni sane, no? E cioè quella di mantenere il valore e facilitare gli scambi. Questo è lo scopo della moneta. Bene? Il problema è che oggi, creando una massa monetaria n volte più grande di tutto quello che è comprabile, di fatto abbiamo affiancato a queste due funzioni una terza perversa funzione, e cioè quella di dragare valore. Se io ho più moneta di quello che è acquistabile e sta accumulata, pronta a colpire in alcuni conti, è chiaro che diventa un'arma. Fra l'altro, voi statunitensi avete un precedente storico, secondo me, che insegna a tutto il mondo. Gli Stati Uniti d'America, prima di diventare tale, quando erano colonia dell'Inghilterra, subirono una forma di drenaggio di valore simile, che dette poi seguito alla famosa rivolta del tè, no? Chi ha studiato un po' di storia, che è estremamente interessante. Praticamente l'Inghilterra aveva creato un meccanismo di impoverimento delle colonie, almeno di alcune, per cui questi coloni si trovavano là, lavoravano un sacco e rimanevano poveri uguali. Com'è sta faccenda? Perché tutto questo valore attraverso la moneta veniva dragato. È quello che sta succedendo oggi. Oggi, a mio avviso, stiamo combattendo una battaglia epocale di cui non ci rendiamo conto, ma che i nostri posteri studieranno, e cioè quella fra una vera democrazia e un nuovo totalitarismo. Il nuovo totalitarismo è quello sostanzialmente economico, finanziario, speculativo. Cioè, le stesse rapporti dell'Oxfam dicono che oggi solo otto persone praticamente guadagnano come il 50% dell'umanità, no? Cioè, questi certo, sono dati, voglio dire, soltanto 2 anni fa erano 64 persone, ora sono 8. Cioè, quindi stiamo assistendo a un processo di verticizzazione estremamente preoccupante. Il problema è che questo pericolo molte persone non lo percepiscono. È questo. No, infatti, noi vogliamo cercare di aprire gli occhi a tante altre persone e renderli coscienti di questo problema. Poi c'è la parte risolutiva, cioè proponiamo anche una teoria per risolvere, però non vogliamo essere, non abbiamo la pretesa che la nostra sia l'unica o la migliore. La mettiamo in gioco e criticatecela, aggiungiamola e sottoponiamola a un processo di intelligenza collettiva, però la prima fase è di presa di coscienza. Se non prendiamo coscienza, nessuna soluzione sarà possibile, a nostro avviso. Certo, infatti, secondo me una buona definizione di intelligenza è l'abilità di osservare, percepire un problema e risolverlo. Assolutamente. Okay? Quindi per percepirlo, cioè del tipo, se io apro il cofano della mia macchina, e non sono un meccanico, sono un informatico, quindi io non ci capisco niente, non vedo il problema. So che la macchina non funziona, lo capisco, ma non so quale sia la soluzione, quindi perché non vedo neanche il problema. Se invece noi, attraverso tante esperienze e tanti sistemi, cominciamo a far prendere coscienza alle persone, gli diamo informazioni, maniera magari molto semplice, maniera che loro possono vedere, allora quando sentono la televisione possono capire quali sono i dati veri e i dati un po' spinti, diciamo, per non dire proprio falsi.
possono comprendere le fake news, mentre adesso c'è confusione, perché chi dovrebbe fare le informazioni normali invece molto spesso fa fake news, non capisce le operazioni sotto falsa bandiera, che sono un'altra cosa molto interessante. Quindi io ho d'accordo, assolutamente, guarda, stai dicendo le stesse cose che pensiamo anche noi. E infatti io sono contento di averti incontrato, perché tu già con la tua associazione ti stai occupando proprio di fare anche delle cose pratiche, non soltanto cognitive a livello intellettuale, no? Quindi non soltanto informazioni, ma anche nella pratica, per aiutare tutti gli altri giorni. Quindi io ti ringrazio, perché penso che le persone più di valore che ci siano al mondo sono le persone che aiutano, ok? Quindi, perché poi d'altronde quando noi moriamo, che cosa rimane di noi? Quello che abbiamo fatto, quello che abbiamo fatto di buono, quindi l'aiuto che abbiamo dato agli altri. Certo. Quindi è vero, e se mi permetti aggiungo anche che l'aver fatto volontariato per diversi anni e constatare sempre che questi nuovi poveri in realtà non capivano neanche perché si erano trovati così, e spesso davano anche risposte rabbiose. Per esempio, una parte di rabbia montante verso l'immigrazione è data da questo malessere, secondo me mal indirizzato, cioè si rischia di arrabbiarsi contro i soggetti sbagliati, no? E quindi è fondamentale che accanto all'azione concreta di aiuto ci possa essere un approfondimento culturale, ma anche viceversa. Anche l'intellettuale che sta nella Torre d'Avorio finisce per essere staccato dalla realtà. Questo è importante non solo per motivi etici, anche per motivi di interazione del sistema complesso realtà di cui parlavamo prima, cioè un aspetto ormai influenza l'altro. Noi dobbiamo concepire la nostra realtà non più come un sistema deterministico, ma come un sistema quantistico, dove le interazioni secondarie sono talmente importanti, talmente rilevanti, che determinano effetti primari della realtà. Ecco allora che sporcarsi le mani diventa utile anche intellettualmente per avere le idee giuste, e viceversa. Quindi c'è quasi una sinergia e quasi un bisogno mutuo dei due aspetti. Diventa quasi comporre un meccanismo che può produrre del valore. Non so se sono riuscito a spiegarmi. Assolutamente sì, anche perché io stavo pensando che proprio quando una persona non conosce qualche cosa, incomincia a vedere e si fa una domanda, poi la risposta la deve trovare. Quindi se uno non capisce cosa sta succedendo, troverà una risposta nella sua mente, quindi nel suo passato, una risposta che è sbagliata. Però lui incomincerà poi a basarsi per valutare la realtà e quello che succede magari nel futuro in base all'esperienza sbagliata, con il dato sbagliato, con il dato falso in testa. E quindi si crea questa confusione, e quindi non si creano delle soluzioni o delle azioni che possono ottenere dei risultati, e quindi poi si scende di morale. E tanto io sono da solo, non si può fare niente, e magari si impreca contro quegli altri, quando invece è una mettere insieme intelligenza e forza, con le giuste conoscenze delle varie leggi per fare le cose fatte correttamente, possono fare, e come che possono fare la differenza? Guardiamo che cosa sta succedendo adesso in Italia politicamente. Quindi grazie a questa serie televisiva molte più persone stanno incominciando a capire come funziona la BCE e come funzionano i soldi virtuali che stiamo usando tutti i giorni, tutti noi. Quindi questo è il valore, insomma, di questo anzi direi che è uno spettacolo assolutamente innovativo. Assolutamente d'accordo, è per questo che abbiamo fatto una recensione, perché a nostro avviso è un meme, cioè è una sorta di informazione autoriproducente culturale che va a influenzare un immaginario collettivo che oggi è contaminato. Purtroppo l'immaginario collettivo oggi non è più aderente alla realtà, e quindi dobbiamo riportarlo in aderenza alla realtà, di modo che la gente poi possa scegliere quando vota, perché altrimenti rischia di non avere le informazioni base per poi poter scegliere in maniera responsabile. Ecco. Esatto, e questo è uno dei problemi che incominciamo a risolvere, e quindi grazie anche alla tua associazione, a tutto quello che stai facendo come blogger,
e continuiamo a sentirci, facciamo delle altre interviste su altri argomenti, quindi spieghiamo magari meglio la tua, che mi hai spiegato prima che hai tutta una teoria finanziaria, economica e sociale, che è molto interessante. Certo, si chiama teoria del bene comune e fino a poco fa si chiamava del capitalismo a doppia valvola di sicurezza, perché abbiamo un gruppo, diciamo, di elaborazione continua, per cui è una teoria viva in realtà, che è in continuo aggiornamento e che è frutto di un processo di intelligenza collettiva e non solo, diciamo, della mia idea iniziale. Noi crediamo molto in questo approccio, che è collettivo, non è individuale. Vedremo quanto riusciremo a incidere, non lo so. No, questo è molto bello quello che dici, perché la collettività, il gruppo è quella che può fare, che ha più forza del singolo, perché il singolo può arrivare fino a un certo punto, ma il gruppo può essere enorme. Guardiamo l'acqua che è tantissima nel mare e non la fermi, non la tieni e fa quello che vuole, no? E invece se prende la gocciolina d'acqua non fa niente. Quindi mettiamoci tutti insieme. Aggiorniamoci, progrediamo culturalmente in maniera da capire sempre di più, quindi usiamo più conoscenza e risolviamo i problemi che sicuramente lo possiamo fare. Grazie a te e ai Prego. tuoi volontari. Grazie a te e buona serata. Un saluto a tutti i radioascoltatori.